Allora, il viaggio lì è cominciato intorno in Italia nel 2011 perché venivamo quel periodo, un periodo particolarmente difficile per momento in cui avevamo perso parecchi contratti di manutenzione, in cui il morale del personale era molto basso e grazie all'introduzione di un vecchio dipendente Tokheim, che era un direttore Tokheim esperto di Lean, abbiamo intrapreso questo viaggio che ci ha portato poi a dei risultati eccezionali e ha cambiato totalmente l'azienda. Oggi, a distanza di 3 anni, possiamo dire che la Tokheim è notevolmente cambiata rispetto a quello che era. Fare la Lean personalmente cambia un po' tutto. Cambia sia il modo in cui ci si interfaccia quando si è clienti di qualunque cosa, che sia in aereo e nel management, capire l'importanza delle persone che lavorano con te a tutti i livelli, per cui molto dal livello basso, partire sempre dal livello basso per vedere. Per guidare il cambiamento e poi mettere sempre in discussione, cercare sempre di migliorarsi. Ha sicuramente portato un entusiasmo maggiore nel lavoro perché dopo io sono 20 anni che lavoro in Tokheim e probabilmente questo nuovo approccio mi ha ridato anche un po' di entusiasmo che facendo sempre le stesse cose, dà la possibilità di cambiare sempre, per cui di avere sempre una nuova prospettiva e nuove possibilità di miglioramento, sia dal punto di vista dell'azienda, ma anche coi clienti e il personale. Allora, con la partenza dall'Inda a maggio del 2011 abbiamo ottenuto dei risultati che sono incredibili perché abbiamo aumentato quello che è il nostro indice di riferimento, che è l'EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, del 70% rispetto a quello che da quando abbiamo iniziato. I magazzini hanno avuto una diminuzione che varia dal 20% per la manutenzione al 70% per i prodotti definiti. Adesso poi sono sempre numeri che vanno, però il risultato è stato incredibile a livello di cambiamento. E questi risultati sono avvenuti nel tempo. La cosa incredibile è che per i primi 6 mesi, pur avendo iniziato l'implementazione del progetto Lean, non ci sono stati cambiamenti. Di punto in bianco in un mese sono cambiati i risultati e da lì sono continuati a migliorare come ancora oggi continuano a migliorare. E la cosa veramente interessante è che si vede che c'è ancora tantissimo da migliorare, per cui ma le cose concrete che hanno portato al cambiamento da quando abbiamo implementato la Lean sono sicuramente il personale che è parte del processo, che partecipa al processo e che tutto il personale comunque, come si può dire, combatte nella stessa direzione, siamo tutti uniti nella stessa direzione. Un'altra cosa concreta della linea è l'attenzione al cliente, l'attenzione spasmodica al cliente, il trattare il cliente veramente come al metterlo al centro del nostro processo. Ogni volta che un cliente chiama, anche se è un cliente che prima si trattava il cliente come un cliente che può chiedere, ma a volte è un po' particolare nelle sue richieste, oggi invece il cliente lo seguiamo e cerchiamo di seguirlo in tutto. Gli ostacoli che ci sono è un lavoro duro, perché è un lavoro per cui bisogna sempre tenere la pressione molto alta, per cui è un lavoro continuo. Non tutti sono pronti al cambiamento, ci sono varie persone, ci sono varie mentalità e un diverso modo di affrontare il cambiamento in tutte le persone. Non si può mollare. Per cui la pressione deve essere sempre al massimo.
Per cui queste sono le difficoltà maggiori. È vero che se c'è il risultato economico, la soddisfazione, e il vero obiettivo reale della Lean è quello di far lavorare il personale in una maniera soddisfatta, si dice far lavorare col sorriso, ma insomma far lavorare la gente, rendere la gente fiera di lavorare nell'azienda in cui lavora, rendere la gente fiera e tornare a casa e raccontare quello che ha fatto durante la giornata, di raccontare il proprio lavoro. Questo sarebbe l'obiettivo nostro finale, cioè trattare, avere del personale che sia contento e fiero di lavorare per noi. Ma io ho partecipato, è la seconda volta che faccio un incontro di questo tipo e lo trovo, e trovo molto interessante il poter esporre, perché ogni volta che si espone comunque io ogni volta ci ripenso e vedo anche cosa dovrei cambiare o cosa secondo me non è chiarissimo o può essere migliorato. Vedere le esperienze degli altri mi porta sempre qualcosa, mi porta sempre qualche idea che mi porta che anche nella mia organizzazione posso implementare. Per cui come questo incontro, l'altro che ho avuto, sono sempre incontri che portano qualcosa. Il condividere non solo internamente, ma il condividere con gli altri è sicuramente qualcosa che aiuta e può portare. Oggi devo dire che è stato un incontro con delle realtà che sono totalmente diverse dalla mia realtà, perché sono realtà di aziende molto più grandi e molto più strutturate, dove le difficoltà sono altre rispetto alla mia, però mi ha fatto capire parecchie cose e l'ho trovato organizzato in maniera egregia. Vi ringrazio anche per l'invito. È personale. Il personale, se io penso all'in management, penso a far crescere il nostro personale, a far partecipare il nostro personale. Per me la cosa che veramente è base è quella. Poi vengono tutte le altre.